Voci.fm, il sito delle voci. Adesso anche voci.net. Partner, Voxil Voce Gola, tutta l'energia della tua voce. Voxil.it. Su Voci.fm, Ricky Tognazzi, ti incontriamo in occasione della seconda stagione della Vita Promessa, che sarà su Rai 1 dal 23 febbraio. Tu sei il regista e ti incontriamo però anche perché ci interessa molto parlare con te di voce, visto che hai fatto qualche doppiaggio, visto che sei adattatore di dialoghi. Quindi intanto ti chiedo cosa è stato il doppiaggio per te. Ma il doppiaggio per me è stato meno di quello che avrei sperato, cioè approdando in una famiglia come quella, come la famiglia Izzo, che diciamo così sono storicamente una famiglia che si è dedicata al doppiaggio dagli anni 60 fino ad oggi, penso al grande Renato che ha rivoluzionato il modo proprio di recitare, voglio dire, è stato uno dei grandi fautori di un nuovo stile recitativo in cui si è usciti da quel modo un po' aulico di porgere la battuta a quel modernismo che ha coinciso con il cinema moderno degli anni 70 americano. Io ho detto vabbè, adesso arrivo io e con la mia voce potente, diciamoci la verità, di un certo livello, cioè c'è una voce dove si riscontrano le mie 60 malborine di una volta. Adesso ho smesso di fumare purtroppo, ma voglio dire, e invece niente, ho fatto un leone, qualche piccolo ruolo, si vede che non è il mio mezzo, che vuoi che ti dica. Ti piacerebbe rifarlo? Ah sì. No, io mi diverto molto stare in sala regia e dirigere, e ho imparato tantissimo, veramente tanto, dai grandi registi che dirigono il doppiaggio, e penso in primis a Renato e penso a Simone, che quando è in cabina regia è veramente straordinaria, e penso a Giuppi, che è un'altra bravissima, a Fiamma, poi a Barbara Castracane, alla Sorrentino, insomma tutti i grandi maestri. Veramente dirigere le voci in purezza, diciamo così, è molto complicato, perché tu quando hai l'apporto del corpo mascheri molto, anche se c'è qualche imperfezione vocale il corpo ti può aiutare, ti può alleggerire e può aiutare a superare l'imperfezione, anzi a rendere persino l'imperfezione qualche cosa di valido, di bello. Invece quando tu lavori solo con la voce, e lì è veramente difficile. Allora quel regista, quel direttore di doppiaggio che ti sente in un microsecondo, capisce dove hai sbagliato e ti sa dire la cosa giusta per mettere a posto quella battuta, chapeau, veramente un maestro. Senti, per un attore, tu sei anche attore, ovviamente regista, attore, ti sentiamo anche in alcuni spot pubblicitari. Per un attore come te, quanto è importante la voce? Vorremmo sapere se tu la curi, se hai degli accorgimenti particolari, se ti piace la tua voce. Ma io la curavo con quelle 60 sigarette al giorno. Purtroppo ho smesso, quindi non avevo. Come purtroppo? È purtroppo, perché non ho tratto nessun beneficio, a parte quello, mi sono ingrassato 20 kg, quindi ho l'affanno lo stesso su per le scale. La voce non è migliorata da quando ho smesso, anzi, se vogliamo, prima era una voce ancora più. Invece, quindi adesso sto pensando seriamente di riprendere a fumare. No, scherzo, non riprenderei mai. Però detto questo, no, non ho una cura particolare per la mia voce, ci sto attento quando mi fa male la gola, quando. Io poi c'ho un primario a casa, capito? Simona è specialista ortopedica, specialista in anche orecchie, gola, come si dice? Otorinolaringoiatra, cioè specialista in svariate cose, cardiologa, mi sa misurare la pressione, mi sa fare tante cose. A posto sei. Ma insomma, qualche rimpianto per non aver continuato nel doppiaggio ce l'hai? Non c'è più possibilità? Che cosa vorresti doppiare? Beh, ormai posso doppiare dei grandi vecchi, posso doppiare dei morenti, ecco. Addirittura. Spero di fare un bel morente prima di andarmene. Sì. Un rantolo. Un ultimo rantolo, sì. A voci punto
FM da parte di Ricky Tognazzi, una voce mancata. Chi lavora con la voce è su voci.fm. Adesso anche voci.net. Partner Voxil Voce Gola. Tutta l'energia della tua voce. Voxil.it.